Cari amici, vicini e lontani, rieccovi per un nuovo appuntamento con Sanremo per tutti, vale a dire la storia del festival spiegata talmente facile che anche una sardina la capirebbe. Inauguriamo la puntata di oggi parlando della 32esima edizione del Festival della Canzone Italiana, in scena al Teatro Ariston dal 28 al 30 gennaio 1982, condotto per il terzo anno consecutivo da Claudio Cecchetto, affiancato da Patrizia Rossetti. 30 le canzoni in gara, selezionate dal patron Gianni Ravera, protagonista di un'accesa e storica disputa con Claudio Villa, prima escluso e poi inserito in extremis nel cast, dopo che lo aveva praticamente minacciato di gonfiarlo di botte. Domitino ha detto di Ravera che ha interessi a buttarmi fuori. Tra l'altro viene eliminato nel corso della prima serata, non accedendo alla finale, scatenando un putiferio attorno alle giurie fantasma, perché pare che nessuno sapesse chi votasse. Sembra assurdo, ma è così, intervenne la magistratura, non ci capirono nulla e alla fine archiviarono il caso, anche perché Villa decise di non continuare ad andare avanti, altrimenti chissà cosa avrebbero scoperchiato. Io esco perché a questo punto io ammazzo. Tra gli altri veterani in gara ricordiamo Anna Oxa, i coniugi Albano e Romina, per la prima volta insieme, Bobby Solo, Mal, Drupi, Jimmy Fontana, Orietta Berti e Riccardo Del Turco, oltre a numerosi e validi esordienti, tra cui citiamo Mia Martini, Vasco Rossi, Zucchero, Fiordaliso, Christian, Stefano Sani, Mario Castelnuovo, Elisabetta Viviani, sì, proprio lei, quella che cantava Heidi, Giuseppe Cionfoli, Le Orme, Piero Cassano, al debutto da solista ma già protagonista con i Mattia Bazar, e Viola Valentino. Ad aggiudicarsi il titolo, ironia della sorte, l'ex marito di quest'ultima, ovvero Riccardo Fogli, con il brano Storie di tutti i giorni. Una vittoria annunciata sia dalla stampa dell'epoca, ma anche da Giucas Casella, che aveva predetto il trionfo alla vigilia della kermesse. Tra gli ospiti musicali di questa edizione si segnalano la regina della disco music Gloria Gaynor, il rocker francese Johnny Hallyday, celebre band americana dei Kiss, il cantante giapponese Toshiko Tahara, il gruppo anglo-statunitense degli America, gli eccentrici e sciccosissimi Village People, i mitici Van Halen e gli intramontabili Bee Gees, presenti all'appello in collegamento satellitare da New York, oltre agli italiani Claudia e l'attore Nino Manfredi. Insomma, tanta roba. Il 1982 viene ricordato come l'anno dell'istituzione del premio della critica, attribuito dalla sala stampa a Mia Martini, che si presenta per la prima volta in gara con E non finisce mica il cielo, scritta per lei da Ivano Fossati. A partire dal 1996, vale a dire l'anno seguente alla sua prematura scomparsa, questo riconoscimento verrà intitolato alla sua memoria. Ad imporsi nelle classifiche di vendita sarà soprattutto Felicità, della coppia, sia sul palco che nella vita, composta da Albano e Romina. Tra gli altri 45 giri degni di nota, ricordiamo Vado al massimo di Vasco Rossi, Una notte che vola via di Zucchero, Una rosa blu di Michele Zarrillo, Soli di Drupi, Tu stai di Bobby Solo, Sei la mia donna di Mal, che salì sul palco accompagnato da due peluche enormi, una roba che solo gli anni 80 potevano concepire, Io no di Anna Oxa, Una sporca poesia di Fiordaliso, Romantici di Viola Valentino, Lisa di Stefano Sani, Sette fili di canapa di Mario Castelnuovo e il tormentone francese Ping Pong del belga Plastic Bernard. Ping pong, ping pong. Je t'aime tu m'envoies là-bas. Quanto amo gli anni Ottanta. Ma
veniamo ai fatti dell'epoca, perché questo è un anno importante per la musica. Il 17 agosto viene prodotto il primo compact disc e il 30 novembre viene pubblicato Thriller di Michael Jackson, l'album più venduto di tutti i tempi, mentre a Milano nasce Radio Italia Solo Musica Italiana. In Spagna la nostra nazionale italiana si aggiudica il campionato mondiale di calcio, battendo 3-1 la Germania. Ancora non c'ero, ma questa cosa mi commuove. L'anno seguente è all'insegna della tecnologia. Viene messo in commercio il primo cellulare, che pesava circa 1,5 kg. Nasce Internet, Nintendo lancia la sua prima console e la Microsoft rilascia la prima versione di Word per il sistema operativo MS-DOS. In tutto questo clima di modernità va in scena la 33esima edizione del Festival della Canzone Italiana, in programma al Teatro Ariston dal 3 al 5 febbraio 1983. Alla conduzione l'attore Andrea Giordana, affiancato dalle tre presentatrici di Disco Ring, vale a dire Anna Pettinelli, Emanuela Falcetti e Isabel Russinova. 36 i brani in concorso, interpretati da diversi veterani, tra cui segnaliamo i ritorni di Gianni Morandi, Toto Cutugno, Pupo, I Mattia Bazar, Fior D'Aliso, Dori Ghezzi, Christian, Gianni Nazzaro, Marco Ferradini, Sandro Giacobbe, Viola Valentino, Stefano Sani, Zucchero e Vasco Rossi, oltre ad alcuni interessanti esordienti, vale a dire Amedeo Minghi, Nino Buonocore, Amy Stewart, Richard Sanderson, Bertin Osborne, Donatella Milani, Flavia Fortunato, Marco Armani, Riccardo Azzurri, Barbara Boncompagni, Daniela Goggi, Giorgia Fiorio, Brunella Borciani, Manuele Pepe e la vincitrice Tiziana Rivale, che conquista a sorpresa il gradino più alto del podio con Sarà quel che sarà. All'epoca praticamente un'artista sconosciuta, e questo desta parecchie polemiche che porteranno ad una seria rivoluzione a partire dall'anno successivo con l'istituzione della categoria Nuove Proposte, ma questa è un'altra storia. Tra gli ospiti musicali di questa prolifica annata 1983 ricordiamo il poliedrico musicista britannico Peter Gabriel, il popolare cantautore brasiliano Toquinho, i leggendari Scorpions, la cantante svedese Frida, ex ugola degli ABBA, oltre agli italiani Raffaella Carrà, Pippo Franco, Mario Merola e Domenico Modugno. Ad imporsi nelle classifiche di vendita all'indomani del festival sarà soprattutto L'Italiano di Toto Cutugno, pezzo rifiutato da Adriano Celentano, è diventato nel giro di poco tempo uno dei brani italiani più conosciuti al mondo, insieme a Nel blu dipinto di blu e Quando. Tra gli altri 45 giri degni di nota citiamo Vita spericolata di Vasco Rossi, che nonostante il pessimo posto in classifica sarà protagonista di un prepotente successo commerciale, Vacanze romane dei Mattia Bazar, detentori del premio della critica, La mia nemica amatissima di Gianni Morandi, scritta per lui da Mogol e Gianni Bella, 1950 di Amedeo Minghi, che clamorosamente non accede alla serata finale, Mi sono innamorato di mia moglie di Gianni Nazzaro, Margherita non lo sa di Dori Ghezzi, Complimenti di Stefano Sani, Ormai di Fior D'Aliso, Volevo dirti di Donatella Milani, Nuvola di Zucchero e Stiamo insieme del britannico Richard Sanderson, ovvero colui che l'anno prima aveva inciso Reality, successo planetario trascinato dal film Il tempo delle mele. Cioè è come se oggi Ed Sheeran andasse a Sanremo cantando in italiano, una roba inconcepibile. Cari amici vicini e lontani, siamo giunti alla fine anche di questo appuntamento. Come abbiamo visto, il festival è tornato alla ribalta per la gioia dei grandi, dei piccini e dei floricultori di Sanremo. E dire che qualche anno prima la manifestazione sembrava spacciata, questo ci insegna che nella vita nulla è scontato. Che belle parole! Ci lasciamo con una nuova puntata di Ma che davvero? Questo spin-off dedicato a tutte quelle performance che, si fatica a pensare che siano state realmente proposte sul palco dell'Ariston. Ebbene sì, questo 1983 ce ne regala addirittura 5. Ecco a voi la classifica. Noi ci risentiamo la prossima puntata. Ciao! Avrò parole e poi le mani, quelle sole,
Avrò la voglia di abbracciarti quando sto con te. Sarò violenta, grandina e fredda con il vento. Sarò in un bacio e la tua attesa che mi brucia. Sarò di paglia e poi tempesta sugli scogli. Sarò il mattino con il sole che ti sveglia. Non sono fumo, non sono un freno, ma solo dolore.